Il derby tra Castelfidardo e San Benedettese segna il ritorno di mister Manolo Manoni sulla panchina dei castellani nel tentativo di raddrizzare una stagione in parte compromessa. Castelfidardo terz'ultimo a meno 6 dalla salvezza diretta. I progressi riscontrati nelle sfide con Vastese e Chieti sono stati in parte cancellati dal KO contro il Matese, che ha indotto la società ad un nuovo ribaltone in panchina. La Samba, dopo un difficile ambientamento tra i dilettanti, comincia a trovare continuità di risultati. Rossoblù imbattuti da 9 partite e in costante risalita in classifica. Il distacco dalla zona playoff resta considerevole, ma tutto l'ambiente nutre aspettative importanti per il finale del torneo. Manoni ripropone il 4-3-1-2 con Bracciatelli alle spalle di Braconi e Camara, preferito a Cardinali. Modulo tattico speculare per la Samba con Lisi trequartista, Cardella e Fall in avanti. Out Ferri Marini, Abrandini, Frulla e Isacco. Dirige Grassi della sezione di Forlì. Pomeriggio di festa sugli spalti con tanti tifosi giunti da San Benedetto del Tronto. Prima fase di gara molto bloccata a centrocampo. Al 25esimo ci prova Lisi per la Samba e De Malia blocca. Al 45esimo replica del Castelfidardo con Capitan Bracciatelli dalla lunga distanza. Il portiere rossoblu Knoflach controlla il rimbalzo e blocca. Si conclude sullo 0-0, un primo tempo di rara mediocrità tecnica ed emozionale. Al quinto della ripresa, prima vera chance della gara, Cardella servito in profondità non trova l'impatto ottimale sul pallone con De Malia a corrente in uscita. La Samba prova ad accentuare la pressione, ma non opera un cambio nel reparto offensivo con Svetkovs al posto di Camara. Al 17esimo Fall svetta su corner dalla destra, De Malia non si fa sorprendere. Al 20esimo ancora il senegalese della Samba si mette in evidenza, il suo colpo di testa tocca il palo e finisce in rete beffando De Malia. Gol però annullato su segnalazione delle guardaline, resta più di un dubbio sulla chiamata dell'assistente. Insiste la squadra di Alfonsi, al 29esimo Lisi si presenta al tiro, De Malia blocca. A due dalla fine si vede anche il Castelfidardo, Svetkovs allarga per Cusimano, sballata però la conclusione. Finisce 0-0, un derby per nulla entusiasmante, la Samba prosegue la striscia di risultati utili consecutivi, il Castelfidardo muove la classifica. Sentiamo le voci dei due tecnici. Purtroppo siamo qua a raccontare cose e film che... purtroppo a San Benedetto siamo abituati a vedere, però niente, cioè non dobbiamo pensare che se vogliamo ottenere risultati dobbiamo essere anche più bravi di questi episodi qua. E il dispiacere è enorme perché i ragazzi, soprattutto nella seconda parte, nel secondo tempo, hanno fatto tanto, hanno fatto veramente tanto, e stare qui a rientrare in uno spogliatoio dopo aver visto così grinta, così determinazione, così cuore, a raccontare di 2 punti persi in un campo, in condizioni, non so, quelle che erano. Vengono tutti a San Benedetto poi a fare i controlli, però insomma andiamo avanti. Diciamo che abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, anche per quello che permette, il campo, perché hai fatto un complimento. E qui è veramente difficile soprattutto cercare di manovrare o fare qualcosina. Noi ci proviamo nel limite, però sappiamo che qui devi giocare, devi fare questi tipi di partite, devi cercare di giocare sulle seconde palle, giocare sui rimbalzi sbagliati, su comunque la compattezza della squadra. Abbiamo cercato di mettere in campo tutte le nostre armi contro una squadra, secondo me, forte, l'ho detto anche in settimana, è una squadra che se partiva sicuramente ai nastri di partenza così, oggi come oggi avrebbe giocato per il primo posto. Magari potevamo sfruttare meglio un paio di circostanze, un paio di occasioni, però ripeto, ragazzi, non gli posso rimproverare nulla, hanno fatto una grande partita di sacrificio, sapevamo che non era facile, perché poi affrontare adesso la Samba non è facile, e anche per il nostro momento, sia che è molto delicato, però ripeto, questo è lo spirito e sono veramente orgoglioso, perché sono convinto che con questo spirito noi proveremo ad ogni costo di venirne fuori anche senza i play-out. Speravamo sì, credevamo pure, però certo dopo c'è il campo che parla.
Siamo riusciti a strappare un grande punto per i miei gusti, quindi grandi risultati. Un punto che fa classifica, che fa coraggio, che fa fiducia nello spogliatoio, è un punto che ci teniamo molto molto stretto.